adesso vi devo raccontare l'ultima storia di oggi. È uno dei reati più odiosi, sto parlando delle truffe agli anziani. È un fenomeno sempre più diffuso, ma quella che sto per raccontarvi è una storia a lieto fine. Pensate, non solo il truffatore è stato arrestato, ma è stato addirittura truffato dalla sua vittima. Benvenuto a Franco, romano di Roma, che porta splendidamente i suoi 84 anni. Bravo, bravo, complimenti, bravo. Allora, pochi giorni fa lei riceve una chiamata sul suo cellulare. Sì. Chi la chiama? Beh, dal telefonino risultava sconosciuto. Sconosciuto. La chiama. Sì. Ma appena ho risposto, sì, era la voce di mio nipote che mi diceva: nonno, nonno, preoccupatissimo, mi diceva: ho bisogno del tuo aiuto, sono nei guai, nonno, per favore aiutami, implorava proprio. Che era successo? Come? Perché chiedeva aiuto? Chiedeva, ecco, mi diceva che aveva, io infatti ho chiesto perché, e che cosa ti è successo? Sì. Dice: mi è successo che ho una multa di 6.200 euro da pagare in 10 minuti, 20 minuti. Subito. Dico: io non ce l'ho questa somma, sì. Nonno, non sai che no. Vive di pensione, non è che ho 6.200 euro. Dice: guarda, non ti preoccupare, tra poco telefonerà sulla linea fissa il direttore delle poste e ti dirà come si può fare per aiutarmi. Sì. Neanche finisce di dire questo che suona il telefono della linea fissa di casa. Però io avevo cominciato ad avere dei dubbi sulla voce di mio nipote. Sì. Già aveva capito che c'era, sì, qualcosa. Sospettavo. Sì. E quindi sono andato a rispondere sulla linea fissa, lasciando l'interlocutore sul telefonino, e questo sulla linea fissa si è qualificato come direttore delle poste. Direttore delle poste. Che mi ha confermato: suo nipote si trova in guai seri. Sì. Nonostante che io non già cominciassi a sospettare di tutto, però ero molto preoccupato perché non si sa mai. E quindi gli dava corda a questo signore? Sì, io allora ho capito che c'era qualcosa che non era la verità, e andavo avanti per sentire che cosa voleva per aiutare mio nipote. Ecco, il direttore delle poste che cosa le ha chiesto? Lui ha chiesto di pagare questa multa di 6.200 sì, euro in contante. Dico: io questo non lo posso fare. Perché lei non aveva la somma? Non ho la somma. Dice: quanto ha lei in casa? Io dico: tra me e mia moglie avremo 500 euro in casa, di più non ho. Sì. C'ha dell'oro, c'ha della roba d'oro? Sì, c'ho della roba d'oro, non molta, ma c'è qualcosa. C'è, che cosa c'ha? E mi ha fatto elencare tutti pezzi d'oro che avevamo in casa, due catenine, due medaglie, eccetera. Cioè, voleva che lei catalogasse il suo oro in casa, il direttore delle poste, per una multa che aveva, sì, preso suo nipote. Da unire insieme alle 500 euro in contanti. Quindi lì lei ha capito, Franco, che c'era, sì, ormai, qualcosa. Ormai avevo già capito che non era la cosa seria, e stavo pensando che cosa dovevo fare. Sì. Se andare avanti, se chiudere il telefono. Però ho pensato: beh, vediamo che cosa si può fare. È riuscito a un certo punto a chiamare la polizia tenendo i due truffatori in linea. Sì, avevo tutte e due le linee occupate, sì, sia il telefonino che la linea fissa. I poliziotti cosa le hanno consigliato di fare? Allora, io ho preso il telefono di, sì, mia moglie, l'unico che era rimasto, sì, libero, il terzo telefono, e ho chiamato addirittura un poliziotto che già conoscevo da tempo, perché, sì, faccio parte di un gruppo della strada di 70 famiglie riunite in WhatsApp, e ci siamo dotati anche di un poliziotto referente con il nostro distretto di polizia, e io avevo il numero diretto suo, sì, quindi anziché il 112 ho preferito chiamare questo poliziotto. E Andrea, il poliziotto cosa le ha consigliato di fare? Il poliziotto ho detto subito, poche parole, dico che cosa mi stava succedendo. Sì. E ho riferito che sulle due linee c'erano queste due persone che fossero malfattori. E lui mi ha consigliato di prolungare la chiacchierata con loro, almeno di 10 minuti, per dare a lui e a un'altra gente di venire a casa mia. È stato
così coraggioso, a un certo punto Franco, pensate, che decide non solo di tenere i truffatori in linea, ma di farne arrivare uno a casa, giusto Franco? Sì, perché quel direttore delle poste, sì. Adesso sono ritornato dal direttore delle poste perché avevo chiamato il poliziotto, aspettavo che venissero da un momento all'altro, ma intanto cercavo di tirare avanti la conversazione come mi aveva suggerito Andrea il poliziotto. Il direttore delle poste dice: vengo a casa a prendere loro? No, veramente ha detto: prima lei deve pesare tutte queste cose d'oro che... Lo voleva pesato poi. Certo. Vediamo se sono sufficienti a risolvere questo la problema. Questione per sollevare suo nipote da questi guai. Lei ce l'ha una bilancia? Dico sì, c'è la bilancia della cucina. Ecco, pesi tutto su quella bilancia della cucina, ecco. E mi faccia sapere quanto pesa. Io aspetto qui al telefono, vada e faccia questo che ho detto. Nel frattempo i poliziotti arrivano e si nascondono in dietro casa, la porta, dietro la porta, perché lei sapeva, o il poliziotto suo amico sapeva, che questo direttore delle poste, dopo aver pesato loro, a proposito, quanto pesava loro? Ma io prima ho detto 500 grammi, e quello mi ha detto no, è impossibile. Cioè, che conosceva dice, due catenine, magari dice, due catenine e quattro fedi, dice, non possono pesare. Certo. E dico: guardi, questo, io ho una bilancia della cucina, non so, non è quella dell'orafo. Sì. Cioè, ma lei l'ha tarata questa bilancia? No, non l'ho tarata. Franco, bravissimo. A un certo punto, insomma, uno dei truffatori vuole venire a casa a prendersi loro. Pensi. Io non abbiamo nemmeno la bilancia in casa, a dire la verità, però ho utilizzato questo spazio di tempo per andare a pesare loro, per telefonare al suo amico poliziotto. Al poliziotto, i poliziotti arrivano, il truffatore arriva pure e in quel momento li arresta, lo arrestano subito. Sì, più o meno è così, è arrivato prima il poliziotto e un agente, e poi 5 minuti dopo... ha suonato il citofono, dice: sono il corriere venuto a prendere quella roba. In realtà era il complice, era il complice, quindi sono stati arrestati. Franco è stato bravissimo, perché pochi giorni prima dell'attentata truffa aveva frequentato un corso molto particolare. Cerchiamo di saperne di più, invito a raggiungerci due poliziotti, Massimo Cinagli e Anna Maria Picca, eccoli qua, buongiorno, benvenuti. Prego, prego, veloci che abbiamo poco tempo. Allora, benvenuti, buongiorno, accomodatevi. Allora, ispettore Cinagli, il nostro Franco si è salvato grazie al vostro corso contro le truffe. Dove è possibile frequentare queste lezioni che si fanno per anziani? Allora, noi queste lezioni le facciamo presso i centri anziani, sì, presso le parrocchie del quartiere e anche... tramite i comitati dei quartieri, negli spazi che vengono offerti. E il nostro dirigente, la dottoressa Ambroselli, è molto molto concentrata su questo problema e lo sente molto come lo sentiamo noi, perché loro rappresentano i nostri genitori, certo, i nostri nonni, e quindi sono da tutelare. Bisogna proteggerli, i nostri nonni. Grazie. È stato bravissimo Franco. Senta, gente picca, i truffatori sperimentano sempre modi nuovi, no, per ingannare gli anziani. Quali sono le ultime truffe che fanno? La maggior parte delle truffe, diciamo, che possiamo constatare e che abbiamo analizzato presso i nostri uffici sono quelle telefoniche, perché diciamo l'aggancio è sicuro la maggior parte delle volte. Quindi è quello proprio di agganciare una persona anziana, far finta di essere un parente in difficoltà e chiedere poi un riscatto. Come un po' è avvenuto al signor Franco. Intanto ancora complimenti per la sua prontezza di riflessi. Ormai è diventato poliziotto onorario, signor Franco. Senta, un consiglio da dare ai suoi coetanei? Io penso di dare il consiglio che ho ricevuto da loro durante il corso che ho frequentato in parrocchia, nella zona dove abito. Loro, l'obiettivo del corso era quello di fare in modo che noi anziani evitassimo le truffe, e secondo loro per evitarle bisogna conoscere il meccanismo, come vengono organizzate. Bravi e complimenti ai poliziotti della Polizia di Stato. Grazie ispettore, grazie a Gente Picca. Franco, complimenti, bravo, nostro eroe, bravissimo.